E allora, rieccoci pronti per ripartire con il nostro Instant Focus e per approfondire un tema legale che riguarda quello che accade su Milano e come possibile sede del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti. Un Instant Focus importante e per aiutarci ad approfondire questo tema abbiamo qui in studio Gabriele Ventura, che è il vice direttore di Legal. Gabriele, ben trovato in nostra compagnia. Buongiorno. Buongiorno Giacomo e ben trovato anche da parte mia. Assieme a noi in collegamento abbiamo il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo. Presidente, anche a lei un ringraziamento speciale per essere qui con noi e buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, partiamo proprio dalla notizia, insomma, dalle basi, insomma, di questo approfondimento, e cioè parliamo dell'assegnazione della nuova sede per il Tribunale Europeo dei Brevetti. Di che cosa si occupa e perché è così importante, Presidente? Allora, di cosa si occupa? Si occupa di brevetti, in particolarità del tema della validità dei brevetti. Adesso non credo che abbiamo molto tempo, quindi non voglio scendere molto nei dettagli. Diciamo che c'è un trattato che è stato firmato da una serie di stati e che poi adesso è stato anche ratificato da tutti gli stati, tranne la Germania per una questione incidentale, nel senso che una persona, un avvocato in particolare, ha posto una questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale tedesca ci ha impiegato un po' a decidere, all'inizio dell'anno ha deciso, nel senso che ha accolto il ricorso per una parte, cioè la parte dove si dice che per la ratifica del trattato, che c'è una cessione di sovranità da parte dello Stato, non basta la maggioranza assoluta, ma ci vuole la maggioranza di 2/3. Quindi dovrà essere rifatta la ratifica in Parlamento da parte della Germania. A quel punto partirà, parte tutto ciò che è già pronto e anche questa storia dei brevetti. Cos'è già pronto? Delle sezioni europee, cos'è già pronto? Sono già pronti dei tribunali locali, cioè ogni nazione aderente al trattato ha una sede locale del Tribunale dei Brevetti che si occuperà, quando ci sarà, entrerà in vigore il trattato, delle controversie sui brevetti, quindi non è un'autorità giudiziaria nazionale, ma sono locali dei brevetti, e per quanto riguarda l'Italia, il posto a Milano è pronto, sede per le date, è pronto a partire, tutto non è partito, così come ancora non è partita la Corte d'Appello, diciamo, chiamiamola così, che è posta a Lussemburgo, così come ancora non sono partite le tre sedi della Corte Centrale, che ha delle competenze parzialmente diverse, parzialmente sovrapponibili, che riguardano, per dirle in poche parole, la validità dei brevetti, e che ha una sede centrale a Parigi e poi due sedi distaccate, una a Londra e una a Monaco, che si occupano di tipi di brevetti diversi. La Brexit, Londra esce, quindi la sede di Londra deve andare via e la reclama Milano con tutta la procedura che c'è stata, magari parleremo. L'importanza è chiaramente di avere questa sede in Italia e quindi veramente potrei dire che è un'importanza di comodità e di prestigio di fare queste cause qui a Londra o in un'altra sede ad Amsterdam, ma sarebbe di tutti, veramente non sarebbe un obiettivo così importante come invece se fosse solo questo. È chiaro che questi obiettivi ti pongono in una condizione di crescita del paese, non di Milano, del paese, che è una crescita culturale, professionale, di una crescita di lavoro, perché ovviamente avere delle sedi così importanti, oltre a creare veramente un indotto economico nella città, ma ripeto, tutta Italia, vuol dire creare nuove specializzazioni, vuol dire creare nuove opportunità ora in un mondo che cambia e, come sappiamo, è tutto un susseguirsi di cose che
che si chiudono e noi dobbiamo cercare che si aprono. Quindi, voglio dire, sono incentivi per gli avvocati di specializzarsi, per i consulenti della proprietà industriale intellettuale di incrementare la loro attività, la loro professionalità, ma banalmente anche per i commercialisti di attivarsi per diventare consulenti in queste cause. Cioè, è un risultato che va dato non solo nei supermercati più esteriori, più immediatamente visibili, ma in una valutazione più generale anche, soprattutto di carattere culturale e professionale. E allora, Presidente, cedo la parola a Gabriele Ventura, che è qui ospite in studio con noi per un ulteriore approfondimento. Gabriele. Ecco, anzitutto buongiorno Presidente, ben trovato anche da parte mia. Buongiorno. E, ecco, lei appunto accennava l'importanza, no, di questa candidatura sia per il sistema paese, sia insomma, per quello che riguarda l'avvocatura in generale e l'avvocatura milanese anche che lei rappresenta. E volevo soffermarmi proprio su questo aspetto, dato che le professioni attualmente purtroppo stanno patendo più di altre categorie, insomma, la crisi attuale dovuta all'emergenza sanitaria. Può rappresentare effettivamente una valvola di sfogo, un'opportunità per specializzarsi questa candidatura, sperando che vada poi chiaramente a buon fine. Ma allora, il problema che le ha accennato è enorme e chiaramente questa è una goccia nel mare. Non è però una piccola goccia, ma è molto più di una goccia. Dal punto di vista, come dire, dell'attitudine a cambiare. Quindi non saranno quegli avvocati in più che si specializzano nel tema dei brevetti a risolvere il problema della professione in crisi, di quella dell'avvocato come di tante altre professioni, però è come dire, un paradigma, un punto di riferimento educativo per capire che gli avvocati non devono piangersi addosso, ma devono crearsi nuove prospettive di lavoro. L'avvocato che fa? L'avvocato si occupa dei diritti delle persone, persone fisiche, persone giuridiche, sotto qualsiasi profilo. Il mondo è pieno di spazi dove ci sono diritti non adeguatamente tutelati. Ci sono tantissimi spazi dove i diritti devono essere tutelati che si aprono, che un mondo che cambia, crea nuove professioni, crea nuove attitudini, crea nuove opportunità di rapporti, movimenti, eccetera. E conseguentemente crea spazi di diritti da tutelare. Gli avvocati devono capire, lo capiscono attraverso questa esperienza, che devono guardarsi intorno e individuare questi spazi, per cui se alla fine il mondo assicurativo non dà più la percentuale di lavoro che ha dato fino a 10 anni fa, 20 anni fa, gli avvocati non devono per questo fermarsi. Perché si è chiusa quella porta e non sanno dove andare. Attitudine a cercare nuove porte. Questa è una porta importante, una porta sofisticata, una porta che riguarda il lavoro, diciamo, intellettualmente e anche economicamente importante. Ma quello che è importante è che è una porta che si apre. Ecco, Presidente, io le chiedo a questo punto, insomma, quali saranno i prossimi step, se si possono già fare, insomma, delle previsioni su quello che accadrà e anche sul ruolo dell'Ordine degli Avvocati di Milano, chiaramente, per il buon esito di questa candidatura. Allora, per quanto riguarda il ruolo degli avvocati di Milano, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, noi abbiamo avuto un ruolo con gli altri. Questo ce lo siamo riproposto, abbiamo iniziato questa consiliatura e l'abbiamo attuato, cioè quello di essere una rotella dell'ingranaggio della città di Milano.
Essere una rotella dell'ingranaggio della città di Milano vuol dire essere una rotella dell'ingranaggio dell'Italia, perché Milano è un hub che è un punto di uscita dell'Italia verso l'estero ed è anche un punto di entrata dell'estero verso l'Italia, quindi è importante per l'internazionalizzazione. Quindi abbiamo fatto ci siamo spesi con le altre forze della città, cominciare dal sindaco, cominciare dal presidente della regione, presidente della Corte d'Appello, eccetera. Abbiamo creato questo tavolo tecnico, abbiamo fatto tutto quello che si deve fare e continueremo a farlo. Soprattutto abbiamo concentrato l'attenzione mediatica ai primi di agosto sul problema, perché abbiamo saputo, ci è saputo attraverso l'articolo del Sole 24 Ore, che il 10 settembre ci sarebbe stata una riunione di cui nessuno sapeva niente, ma non sapeva niente ai primi di agosto, ma anche durante il mese di agosto non si riusciva a capire che riunione fosse, però quella da lì abbiamo cominciato un'attività di riunione, poi anche di mediatica, di comunicazione. Noi e altri, ripeto, perché c'è stato un movimento che è cresciuto, per cui a un certo punto si è acceso un faro e il governo ha dovuto dedicare attenzione a questo problema che aveva lasciato un po' da parte, diciamo così. Adesso siamo in una fase positiva perché il governo finalmente, poco prima, superando anche questioni campanilistiche, politiche, come sempre accade nella politica, è normale, però si è capito che questa battaglia sì, l'Italia la vince se c'è Milano, se no la perde, e quindi il governo ha fatto la cosa giusta, ha mandato in quella riunione del 10 a dire l'Italia c'è e presenta la candidatura di Milano, perché si presenta la candidatura di una città, non di un paese. E la cosa positiva è che uno, non è stata posta una candidatura ulteriore alternativa da altri stati, si aspettava Amsterdam, Olaia, non c'è stata. Potrebbe intervenire in futuro, quindi siamo ancora all'inizio della salita. L'altra questione importante è che si è scongiurato quella che era la linea ormai quasi obbligata che aveva preso questo incontro, di stabilire una soluzione temporanea di spacchettamento della sede di Londra tra Parigi e Monaco per 3 anni, 3 anni e mezzo. Noi proprio 2 giorni prima, il giorno prima forse di questa riunione, abbiamo avuto quest'ordine del giorno in inglese in cui c'era questo passaggio, l'abbiamo segnalato e quindi diciamo anche qui c'è stata un'attività di pressione per cui chi ha partecipato all'interno di questa riunione ha ottenuto che questo spacchettamento temporaneo, che è quasi obbligato una volta che Londra non c'è più, fosse per un periodo di un anno finalizzato all'entrata, poi il passaggio a Milano. Allora la differenza tra 1 anno e 3 anni è fondamentale, perché noi sappiamo che le cose temporanee sono fatte apposta per diventare definitive, e 3 anni per dire che il trattato e quindi le sedi di Parigi e di Monaco con le competenze di Londra cominciano a lavorare, allora diventa molto più difficile cedere attività in corso. Invece 1 anno è la prospettiva di tempo in cui il trattato può entrare in vigore, quindi potrebbe entrare in vigore con queste sedi che ancora non hanno cominciato a lavorare sulle materie di competenza già londinese, in futuro speriamo milanese. Da questo punto di vista siamo contenti, però come dicevo siamo all'inizio di una salita perché quello era un comitato preparatorio, quindi era una riunione che non aveva i poteri formali per assegnare nuove sedi, spostare sedi, eccetera. Quindi ovviamente ci vogliono i passaggi formali dove la negoziazione politica in ambito europeo chiaramente ha avuto un buon inizio, però è ancora tutto da giocare e noi confidiamo che continui ad esserci la determinazione una volta fatta la scelta da parte
interno, crediamo che ci sarà e ovviamente vogliamo per vigilare perché ci sia, per spostare perché ci sia. E allora Presidente, grazie per il suo intervento e per aver accettato il nostro invito e per l'approfondimento su questo tema che è decisamente importante. Gabriele Ventura qui in studio lo conferma. E allora, buon lavoro Presidente. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia. Arrivederci. Grazie al Presidente Nardi, grazie a Gabriele Ventura per avermi tenuto compagnia e per aver approfondito ulteriormente il tema. Con te ci vediamo presto, buon lavoro anche Grazie Giacomo, buon lavoro.